10.800 i paganti allo stadio Arechi di Salerno per l'ultima gara stagionale tra le mura amiche del Salerno Calcio, che ospita il Monterotondo. Coreografia da brividi in curva sud, in realtà i presenti sono più di 11.000. Sugli spalti i salernitani fanno la loro parte nell'ultimo atto della stagione tra i dilettanti del team di Lotito e Mezzaroma. Entrambi i proprietari della formazione salernitana ripartita dall'interregionale sono presenti in tribuna autorità al fianco del sindaco De Luca. Un tricolore sotto la scritta "Rieccoci". Salerno si prepara a fare il proprio approdo in Lega Pro con una nuova compagine societaria. Bellissimo lo spettacolo inscenato dai tifosi salernitani al momento dell'ingresso delle due squadre sul rettangolo verde dell'Arechi. Perrone sembra particolarmente emozionato. In campo la sua squadra si schiera con il 4-3-3. In tribuna Chiavaro partono dalla panchina Sestito, Nicodemo e Munar. Eccoli Lotito al fianco del sindaco De Luca, che stringe mani con il preside Carfagna, e alle sue spalle Marco Mezzaroma. Partiti, la formazione di casa preme subito sull'acceleratore, vuole chiudere i conti contro il team di Pochesci. Calcio d'angolo affidato al destro di De Cesare, palla al centro, arriva sul secondo palo giubilato. Il suo tentativo di prima intenzione viene respinto nuovamente oltre la linea di fondo. Nuovo calcio d'angolo per il Salerno Calcio, dall'altro lato va a battere Caputo. Mette fuori la difesa della formazione laziale, Calori riprende il pallone, Montervino allarga il gioco ancora per Caputo, stop di petto, cross di prima intenzione, irrompe Raffaele Biancolino che fa 1-0. Salerno in vantaggio dopo 1 minuto e 13 secondi, irrefrenabile la gioia dei giocatori della squadra di casa che fanno festa assieme al pubblico dell'Arechi. 1-0 e partita in discesa per Raffaele Biancolino, e il 21esimo gol stagionale, 19 quelli riconosciuti dalla giustizia sportiva. Rivediamo l'assist di Caputo e l'incornata vincente del pitone. Non concede scampo né al portiere Fiumano né all'intervento del difensore. Si toglie la maglia il direttore di gara, il signor Strippoli di Bari, non può far altro che ammonirlo. Pallone in profondità, anticipato d'un soffio questa volta Biancolino, ma ancora una buona trama offensiva del Salerno che insiste. Montervino sul fondo, un'occhiata al centro, arriva Caputo di testa, pallone che fa la barba al palo. Il rammarico del numero 10 della formazione di casa. Ancora Salerno in attacco, è un monologo nel primo tempo. Caputo per Montervino, a tu per tu con Fiumano, sbaglia davvero di pochissimo il mastino di Taranto. Non vuole cali di tensione Perrone, che continua a chiedere ai suoi di giocare. Caputo esegue gli ordini, allarga per De Cesare, spostato ora sulla sinistra, il controllo prima di petto, poi con la coscia s'allunga il pallone De Cesare, ma la sfera arriva a Biancolino che con una girata violentissima non concede scampo al portiere del Monterotondo e segna il gol del 2-0 per poi andare a festeggiare alla sua maniera. 22 gol sul campo, 20 per la giustizia sportiva. Ciò che più conta è che il Salerno si porta sul 2-0 con la doppietta dell'ex attaccante dell'Avellino, sinistro violentissimo che si insacca alla destra del portiere del Monterotondo. Biancolino fa segno alla tribuna autorità, laddove ci sono Mezzaroma e Lotito, che i gol sono 20, e allora scatta il valore premiale, bonus per l'attaccante napoletano. Al 37esimo minuto però il Monterotondo riapre la partita con questo bel diagonale di Tozzi, giocatore del 94 già ingaggiato dall'Inter, di cui si dice un gran bene. Si parla del numero 9 del Monterotondo come del nuovo Toni, e lui ad accorciare le distanze. In chiusura di tempo, rimessa di Montervino, sfera che arriva a Giacinti, destro al volo e palo a dire di no al centrocampista di proprietà del Frosinone. Al 40esimo Biancolino, che era acciaccato, deve lasciare il campo, il suo dovere l'ha fatto, entra Gustavo, rammaricato per l'ennesimo infortunio l'attaccante napoletano. Dopo 2 minuti di recupero il signor Strippoli manda tutti negli spogliatoi, 2-1 il parziale nel segno di Biancolino. In apertura di ripresa proprio Gustavo mette pressione all'avversario, ruba palla, allarga il gioco sulla sinistra per Caputo che entra in area, affronta l'avversario, tenta la battuta a rete ma colpisce il pallone troppo con l'esterno.
Ancora in ripartenza il Salerno Calcio, ancora Max Caputo, ancora un tiro colpito troppo con la parte esterna del piede, dunque effetto ad uscire, palla che termina a lato. Un po' tutti cercano di iscriversi nel tabellino dei marcatori, Gustavo cerca gloria, il suo sinistro viene ribattuto, resta in possesso di palla però la squadra di casa, Caputo ancora per il brasiliano, non premiato l'inserimento di Avagliano, va avanti palla al piede Gustavo che tenta la conclusione, Fiumano si rifugia in calcio d'angolo. Insiste il team di Perrone, Gustavo sulla sinistra per De Cesare, rientra sul destro De Cesare che tenta la battuta a rete, si salva in due tempi ancora Fiumano. Pallone sulla destra per Calori, cross al centro, Gustavo in torsione, chiama all'intervento il portiere avversario mentre Lotito e De Luca se la ridono. Palla all'indietro per Proia, tentativo da fermo di prima intenzione che complica la vita al portiere avversario. Corner dalla bandierina a Caputo, pallone al centro, De Cesare sul secondo palo, lasciato colpevolmente libero dalla difesa dei laziali, segna il 3-1, quinta marcatura con la maglia del Salerno Calcio per il Toro di Mariconda che va a far festa con la sua gente, con la gente della Rechi. Voleva fortemente questo gol, riesce a trovarlo in apertura di secondo tempo l'attaccante salernitano che giunge a quota 18 gol in stagione tra Battipagliese e Salerno Calcio. Noi ci siamo, scrivono i tifosi in curva sud con un gioco di parole visto che al posto della I viene messo il numero 1 con la speranza che ci sia un doppio salto direttamente dalla Serie D alla prima divisione. Nel finale si registra una doppia sostituzione, Nicodemo e Munar per Proia e De Cesare che si disseta e poi saluta il popolo della Rechi a cui rivolge anche un sorriso. Ancora Max Caputo alla ricerca del sigillo personale, qui serve Munar, non riesce a trovare lo spazio per concludere a rete Munar, allora serve nuovamente il numero 10 che tenta un tiro di esterno, para Fiumano, continua la festa in curva sud, ci vuole anche un intervento di Iannarilli per impedire al Monterotondo di accorciare nuovamente le distanze e poi iniziano i gavettoni, è la volta di mister Perrone, De Cesare e Biancolino riescono a fare la doccia al mister. Dopo 5 minuti di recupero il direttore di gara, il signor Strippoli di Bari, fischia la fine, tutti pronti i tesserati del Salerno Calcio ad invadere il rettangolo verde della Rechi, inizia la festa, il Salerno Calcio approda in Lega Pro.